Siamo qui durante questa seconda tappa di Talenti Emergenti con un ospite d'onore eccezionale, per noi una vera emozione. Siamo qui in compagnia del sindaco di Cicciano, Raffaele Arvonio. Ciao Raffaele, buonasera. Salve, buonasera e soprattutto ecco, grazie per l'invito, perché dopo una giornata ricca di impegni e preoccupazioni ho accettato ben volentieri una serata come questa all'insegna del divertimento e dello stare insieme. Sono molto contento, sia curioso anche di vedere questi talenti, ma anche di vedermi in questa nuova veste, perché noi di solito, ecco, in qualità di sindaci, ma di amministratori in generale, siamo sempre noi ad essere giudicati. Questa sera ci troviamo dall'altra parte della giuria, quindi in qualità di giurati è una cosa interessante che mi stimola anche a stare qui. Quindi lei questa sera cosa si aspetta da questi talenti emergenti? Spero che ci sia qualcuno che possa veramente trovare in questa serata poi il suo trampolino di lancio. E progetti futuri, cosa ci sarà a Cicciano nei prossimi eventi, nei prossimi tempi, qualche evento in particolare? Allora, di sicuro ci sarà, ecco, a breve la festa della Madonna degli Angeli, che è una ricorrenza che ormai si festeggia da alcuni secoli a Cicciano, e poi a giugno c'è la famosa, ormai rinomata, festa dei quartieri, una festa di rievocazione medievale, quindi ecco, che tra origine alla nostra storia, che risale ormai al 1300-1400, forse anche qualche secolo prima, quindi sarà veramente un evento straordinario e si terrà nei primi giorni del mese di giugno, quindi invito tutti i telespettatori ad essere presenti a Cicciano in queste due manifestazioni. E tutti noi ci saremo ovviamente a seguire gli eventi di Cicciano e a sostenere questa grande cittadina che merita, ecco. Quindi buon lavoro questa sera, in bocca al lupo, e la ringraziamo ancora per essere qua. Sì, grazie a voi e ci vediamo sul teleschermo. Grazie mille. Grazie sindaco.